Signori e signori, Luca Gentero. L'inventore del 3D si chiamava Leonardo da Vinci, o sbaglio? Sì, ci ha provato. Era un 3D in 2D, però era già una bozza di 3D. È una delle scene del film, è quando lui dipinge la sala degli specchi, o sbaglio? Insomma, in generale ha iniziato a concepire l'ipotesi che l'aria avesse uno spessore, è materica, quindi andava rappresentata come spazio all'interno del quale avviene un'azione oppure si sviluppa un paesaggio. È quel colorino, quell'azzurro che ha iniziato a mettere nei primi disegni preparatori di grandi vallate, di grandi paesaggi, in cui supponeva che l'aria, avendo una consistenza, dovesse essere rappresentata. E quella è una sorta di 3D. L'occhio, finestra dell'anima, abbraccia la bellezza di tutto il mondo. È l'occhio che tutte le umane arti consiglia e corregge, che conduce l'uomo in ogni luogo. Il film stesso ha luogo all'interno della mente di Leonardo. Quello che abbiamo immaginato, lo spazio in cui si svolge l'azione, è uno spazio non spazio, che noi abbiamo chiamato spazio mente, e all'interno del quale Leonardo si confronta sì con i suoi ricordi, ma anche con se stesso. Quindi è un viaggio molto particolare, proprio perché pensare di riuscire ad entrare nella mente di un genio è già di per sé ambizioso.